Signore sia con voi. Il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto. Sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no. Il più viene dal maligno. Parola del Signore. La Sacra Scrittura che abbiamo poc'anzi proclamato ci invita a riflettere su quello che noi chiamiamo la moralità, o meglio, i 10 comandamenti. Noi conosciamo tutti i 10 comandamenti e sappiamo che uno dei doveri del buon cristiano è quello di osservare i comandamenti, a tal punto che quando andiamo a confessarci o facciamo un breve esame di coscienza, la prima cosa, così ci hanno insegnato e giustamente, è quello di far passare dinanzi a noi i 10 comandamenti, confrontare la nostra vita con i 10 comandamenti e chiederci se abbiamo sbagliato, se non li abbiamo osservati. E questo è un criterio molto importante. Però c'è un problema, che i 10 comandamenti sono fondamentalmente un modo molto semplice di fare un esame di coscienza, così veniva chiamato un tempo. Ma i 10 comandamenti sono anche la regola aurea di altre religioni. Anche i musulmani, ad esempio, hanno i 10 comandamenti. Anche gli ebrei hanno i 10 comandamenti. Potremmo dire che i 10 comandamenti, al detto dei filosofi, degli antropologi, sono la modalità con cui l'uomo vive nella comunità. Se li guardiamo con attenzione, potremmo dire, con un'affermazione un po' forte ma comprensibile, che i comandamenti non hanno niente di cristiano, hanno invece molto dell'umano. Se vuoi vivere bene, e questa è la proposta che si fa a tutti gli uomini, dal primo all'ultimo, è quella di osservare, di rispettare i 10 comandamenti. Ma Gesù quest'oggi nel Vangelo ci dice qualcosa di molto di più dei 10 comandamenti. Gesù dice: io non sono venuto ad abolire i 10 comandamenti, ma a portarne compimento. E che cosa vuol dire il compimento? Vuol dire che non è sufficiente rispettare i comandamenti, ma serve il cuore. Questo termine oggi che va molto di moda. Cosa vuol dire il cuore? Vuol dire che l'osservanza dei comandamenti dipende da quanto noi amiamo Dio. Infatti Gesù, ricordate quella bellissima immagine, quando incontra il giovane ricco. Il giovane ricco era un ragazzo, ricco appunto, che però fa una domanda molto importante. Signore, che cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù risponde: osserva i comandamenti. E questi, che era un fariseo, ne aveva no 10, ne aveva 700 e avanti. Quindi lui dice semplicemente: io ho rispettato sempre i comandamenti. E allora Gesù dice: va, vendi tutto ciò che hai, dallo ai poveri e poi vieni e seguimi. E il giovane se ne andò triste, poiché aveva molti beni, sottolinea l'Evangelista. Vuol dire che non è sufficiente, fratelli e sorelle, da un semplice esame di coscienza dire:
ma io osservo i comandamenti. Ma il tuo cuore dov'è? La tua vita dov'è? È questo l'elemento essenziale della vita cristiana, è il cuore, cioè se noi amiamo Dio. Infatti, ancora in un'altra pagina del Vangelo, simile a questa che abbiamo poc'anzi proclamato, ci sono i farisei che chiedono al Signore di fare una specie di scaletta dei comandamenti. Qual è il comandamento più importante? L'ultimo, il secondo, il terzo, il quarto? E Gesù dice: la sintesi dei comandamenti è questa: ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutto te stesso, e ama il prossimo. In questo consiste tutta la legge. E allora potremmo affermare già che la vita morale, cioè il nostro comportamento nella vita, da cosa dipende? Non dipende da delle leggi che ci sono state date dall'esterno, ma dipende dall'amore di Dio. Quanto più amo Dio, quanto più sono chiamato a vivere veramente e profondamente secondo la legge di Dio. Qui chiaramente dobbiamo citare per forza di cose Sant'Agostino, che ci viene in aiuto con quella famosissima frase, e che è abusata e non, comunque: ama et fac quod vis, ama e fa ciò che vuoi. Interessantissima, si può usare come un grimaldello per aprire qualsiasi porta, per giustificarsi di qualsiasi cosa. Ama e fa ciò che vuoi. Ma Sant'Agostino intende: ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, e poi fai ciò che vuoi, perché solo dall'amore di Dio scaturisce la vera vita morale. Se non amiamo Dio, fratelli e sorelle, i comandamenti non sono altro che delle costrizioni. Molte persone, soprattutto i giovani oggi, si allontanano dalla Chiesa. Perché? Perché noi abbiamo proposto i comandamenti come una sorta di regola morale, dove uno ci sta stretto. Perché non dovrei vivere una sessualità, una genitalità con la mia amorosa, col mio fidanzato? E perché dovrei andare a messa tutte le domeniche? E perché c'è tre avanti di queste? Perché? È chiaro, se non c'è una morale fondata sull'amore di Dio, questa è la conseguenza, diventa logico poi, diventa ovvio. Quando io amo Dio con tutto il cuore, per forza di cose comincio ad amare i fratelli, perché i fratelli sono immagine di Dio, e amando i fratelli io amo Dio. Dice ancora la Sacra Scrittura: non puoi dire di amare Dio che non vedi se non ami tuo fratello che vedi. A volte siamo anche giustificati in parte perché non ci rendiamo nemmeno conto di quello che diciamo e di quello che facciamo, ma il Signore vede e ha tantissima misericordia di noi. Ma al di là di questo, dobbiamo avere veramente uno sguardo diverso, completamente nuovo nei confronti di Dio, perché solo illuminati dall'amore di Dio possiamo di conseguenza vivere una moralità nuova, una moralità sincera. Infatti, al termine della pericope evangelica di quest'oggi ci viene detto: sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no. Il resto viene dal maligno, e il maligno qui è scritto con la M maiuscola, che vuol dire il diavolo, che vuol dire il maligno. Il maligno che ci insegna ad essere ipocriti, che ci insegna a mettere una sorta di iatto tra la nostra vita morale e la nostra vita del cuore, pensando che è sufficiente osservare i comandamenti per salvarsi. Ma non è vero. Osservare i comandamenti è la conseguenza di questo. È quando cominciamo ad amare veramente, si può essere ineccepibili sotto il profilo della legge. Possiamo trovarci davanti ai comandamenti dicendo: ma io peccati non ne faccio. E allora, se non fai peccati, comincia ad amare. Se non fai peccati, comincia ad amare, perché il fare peccati è una piattaforma che è superiore a questa. Ma prima di tutto c'è l'amore. Quanto amore diamo a Dio? E l'esame di coscienza
che dovremmo fare tutti i giorni. Sì, sui comandamenti, indubbiamente, ma il primo grande esame di coscienza. Ma io quanto amo Dio? Non quanto credo in Dio, non quanto credo, ma quanto amo. 1, 2, 3, 10, 20, 100. Amare Dio con tutto il cuore. Ma pensate queste parole che sono di una forza impressionante. Amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutto me stesso. Io mi trovo sempre completamente e totalmente in difficoltà. Mi trovo sempre in difficoltà perché non è vero. Oh, tento, indubbiamente, è vero, tento, faccio una confessione pubblica, vero, davanti a voi. Io tento e ritento tutti i giorni di fare questo, ma non ci riesco fino in fondo. Non è vero che io amo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mia mente, con tutto me stesso. Non è vero. Signore, infinita misericordia, vieni in soccorso con la grazia sacramentale, con l'aiuto, con la preghiera, con tutte queste strumentazioni straordinarie che il Signore ci dà per aiutarci. Pensate, questa sera inizieremo le sante 40 ore. Sarà un momento in cui c'è una sorta di ricarica energetica. Adesso va di moda le energie, no? Una ricarica energetica, in modo che io vengo in chiesa ad adorare il Signore, a stare con Lui per ricaricarmi, per capire quanto ancora devo lavorare per amare di più il Signore. È questo amore profondo, vero, verso Dio, che si immediatamente si ricade sul prossimo. Non posso amare Dio se non amo il prossimo, perché amando Dio amo il prossimo. Quando io comincio a essere ipercritico nei confronti degli altri, parlare male degli altri, non è che io faccio un peccato, certo faccio, magari se le calunnia può essere anche un peccato mortale, ma prima di tutto questo che cosa c'è? Manca l'amore a Dio, perché se ci fosse l'amore a Dio non guarderei il mio prossimo con cattiveria, non guarderei il mio prossimo con giudizio. Perché? Perché è immagine di Dio. Pensate in questo momento a quello che sta accadendo in Turchia e in Siria. Il vescovo, il nostro vescovo Domenico, ha voluto che in questa domenica tutte le elemosine che si raccolgono verranno date tutte in Siria dal nostro arcivescovo, no, cardinale addirittura, Zenari, che è proprio di Verona ed è proprio nunzio in Siria. E il vescovo ci ha chiesto a tutti i sacerdoti di tutte le parrocchie di fare questa raccolta di aiuto fattivo, una cosa importantissima. Però vedete, noi possiamo nell'elemosina mettere dentro i soldi, quello che uno si sente, chi 10, chi 100, chi 1000. Per queste situazioni qua dicono che è un disastro totale, si parla che i morti sarebbero sui 20.000 alla fine, perché sono tantissimi dispersi, una cosa impressionante veramente, e possiamo aiutarli. Però vedete, non è solo il fatto di dare dei soldi per poter mettersi a posto la coscienza. E che cosa vuol dire amare il prossimo? Vuol dire sì aiutarli fattivamente, ma aiutarli nella preghiera, aiutarli in quel modo in cui uno ci mette il cuore dentro. E questa è la modalità che ci insegna il Signore. Essere veri cristiani vuol dire essere questo, non è solo l'osservanza di dare qualcosa e siamo a posto, ma è quello di vivere anche con loro e per loro, anche se siamo qui, anche se stiamo bene, anche se abbiamo da fare il carnevale, che venga pure anche il carnevale, ma con quella consapevolezza che noi siamo uno. E trovare una popolazione che ha 20.000 morti e per noi passano i giorni, le ore, come niente fosse. Ci dobbiamo chiedere, fratelli e sorelle, ma che cosa siamo?
Con questo non voglio dire che dobbiamo partire tutti per andare ad aiutare nelle macerie, eccetera. Però questo coinvolgimento del cuore, della vita, in situazioni così catastrofiche, drammatiche, tragiche, questo Signore ce lo chiede. Invochiamo la potente intercessione di Maria Santissima che ci aiuti proprio in questo. Il Signore vuole da noi il cuore, la devozione al Sacro Cuore di Gesù che abbiamo perso da tanti anni possa aiutarci veramente a guardare quel cuore infiammato di amore per ciascuno di noi, affinché possa infiammare anche i nostri cuori e renderci capaci di amare Dio e di amare il prossimo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutto noi stessi. Ci ha lodato Gesù Cristo. Sì, sì.